Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nostro nuovo video. Se non l'avete ancora visto, vi invito ad andare subito a guardare il primo hands-on della MIUI 10 che il buon Leonardo ha testato sul Redmi Note 5. Ve la lasciamo magari qui sopra o comunque in descrizione. Ebbene, oggi andremo ad analizzarla meglio confrontandola con la MIUI 9 per mezzo di due smartphone, due Mi 6 che ormai rappresentano i vecchi top di gamma della serie Mi. Ma non perdiamo altro tempo e noi ci rivediamo tra poco, subito dopo la sigla. Ebbene ragazzi, eccoci di nuovo qui di fronte a questi due smartphone. Da questo lato troviamo un Mi 6 con MIUI 9 stabile in italiano, mentre da questa parte abbiamo un Mi 6 con MIUI 10, come detto in versione alfa, in lingua inglese, perché per ora sono disponibili solo l'inglese ed il cinese. Come potrete intuire, quindi, la presenza di qualsivoglia bug o malfunzionamento è del tutto normale, in quanto non siamo ancora in presenza di un software definitivo, anche se devo dire che questa MIUI 10 si comporta già abbastanza bene, ma lo vedremo meglio nel corso di questo video. Per iniziare andiamo subito all'interno delle impostazioni e notiamo subito la sezione relativa alle informazioni generali che è stata modificata, sebbene poi le voci al suo interno siano rimaste le medesime. Vediamo che su questo Mi 6 troviamo la MIUI 10 in versione alfa, mentre qui abbiamo la MIUI Global 9.5 stabile in italiano. Andiamo adesso ad analizzare subito nella schermata di sblocco quali sono già le differenze ad un primo impatto. Facciamo anche un doppio tap sullo schermo e notiamo come sulla MIUI 9 sia presente la data e l'ora nella parte alta sinistra, mentre nella MIUI 10 è stata decentrata ed è presente anche un font diverso. Probabilmente non è così facile scorgerlo anche, diciamo, dalle immagini, però è un tipo di modifica che poi si ripercorre in tutta la nuova MIUI. Abbiamo naturalmente poi nella home un tipo di impostazione praticamente uguale a quello della MIUI 9, nel senso che anche le icone non sono state ridisegnate più di tanto, anzi non ci sono praticamente differenze. Ma se tiriamo giù la tendina delle notifiche, ecco che arrivano le prime vere differenze, perché sulla MIUI 10 troviamo uno stile diverso, con bordi arrotondati che di fatto sono molto simili a quelli che abbiamo visto su Android P. Questo è il nuovo slider per la luminosità, mentre qui troviamo quello classico che abbiamo imparato a conoscere sulla MIUI 9. E abbiamo un diverso slider anche per quanto riguarda il controllo dei volumi. Qui abbiamo quello classico della MIUI 9, mentre da questo lato abbiamo questo nuovo tipo di slider un po' epoleggiante, se così vogliamo dire, e cliccando poi sui tre puntini in basso è possibile aprire il controllo di tutti gli altri volumi in maniera assolutamente autonoma e molto molto semplice. La grafica è abbastanza accattivante. Andiamo però ad analizzare poi all'interno della home quelle che sono le modifiche apportate all'interno delle stesse app, perché ad esempio se noi andiamo ad aprire l'app del meteo, vediamo come l'interfaccia anche in questo caso sia stata modificata, con queste finestre separate in maniera molto più marcata l'una dall'altra e con le varie rotondità che la fanno assolutamente da padrona. È stata stravolta poi assolutamente l'app dell'orologio, perché questa è sicuramente più seriosa ed impostata, ma non mi dispiaceva l'impostazione che era stata scelta per la MIUI 9, però sono naturalmente gusti a livello estetico, quindi questo è quanto. Altre modifiche sostanziali le troviamo ad esempio nell'app relativa alle note, che possiedono un'impaginazione diciamo più o meno uguale, ma anche in questo caso vediamo come i bordi siano stati arrotondati sulla MIUI 10 e come ora le varie schede siano disposte in maniera identica a quelle che troviamo nel multitasking, che andiamo subito ad aprire. Vediamo sulla MIUI 9 un'impostazione molto più classica del multitasking, con le schede tutte disposte in orizzontale, mentre sulla MIUI 10 sono disposte in verticale, sfasate l'una dall'altra, e possiedono dei controlli diversi rispetto alla MIUI 9, perché nella vecchia MIUI era possibile utilizzare il multischermo tramite questo tasto, trascinare l'app, ovviamente quelle compatibili, adesso non ne sto trovando, guarda caso, neanche una, trascinare tutte le app compatibili all'interno della parte superiore e poi utilizzarla.
era possibile bloccare le varie applicazioni trascinando naturalmente giù la scheda, oppure aprire le impostazioni tenendo premuto su una particolare scheda. Mentre sulla MIUI 10 è stato modificato questo tipo di impostazione perché tenendo premuto su una singola scheda è possibile accedere al blocco dell'applicazione stessa, allo split screen nel caso in cui l'applicazione permetta di poterlo fare, e poi all'interno delle impostazioni. Tutto grazie all'implementazione appunto di questi tre tasti dopo una breve pressione prolungata della scheda. Quindi su questa MIUI 10, al di là diciamo della nuova grafica, è stato tutto reso in maniera un po' più immediata e meno dispersiva forse. Ma torniamo a noi ed andiamo ad aprire in questo momento l'app relativa alla sicurezza. E notiamo, torniamo un attimo indietro, e notiamo appunto che qui le differenze sono davvero minime. Troviamo semplicemente, anche a livello grafico, diciamo, troviamo semplicemente due voci in più sulla MIUI 10, una relativa a un qualche servizio cinese di cui non conosco assolutamente l'entità, e l'altra è praticamente una sorta di speed test, è denominata test network, ma altro non è che uno speed test della nostra rete. Poi all'interno delle varie voci che troviamo in queste impostazioni abbiamo, ripeto, lo stesso tipo di interfaccia che è stata modificata per quanto riguarda la barra di ricerca, però non troviamo veramente modifiche sostanziali da questo punto di vista. Le app di sistema non tutte sono ancora ottimizzate, ovviamente, per la versione globale, come ad esempio l'app relativa alla musica che ha un'impaginazione completamente diversa e qui sulla MIUI 10 è ancora, diciamo, in una versione orientale, quindi sicuramente le cose cambieranno poi con la versione definitiva. All'interno però della cartella strumenti, nello scanner sono state aggiunte moltissime funzioni, perché se sulla MIUI 9 era possibile solo scansionare codice QR, utilizzarlo appunto biglietto da visita oppure documento, da questo lato potremo permetterci di scansionare ad esempio appunto un documento e di tradurre il testo, di scansionare ovviamente appunto i prodotti, quindi l'area relativa allo shopping, e poi di scansionare probabilmente qualcosa relativo naturalmente ai libri, penso, nella sezione study, ma non mi viene in mente in qualche modo appunto nessun'altra funzione che potrebbe avere questo tipo di nuovo strumento. Però sono state in qualche modo fatte delle aggiunte assolutamente importanti. All'interno degli strumenti, riapriamo un attimo la cartella, avrete sicuramente notato questa icona detta MIUI, che sarebbe praticamente l'equivalente dell'assistente Google, ma che attualmente capisce solo il cinese, quindi non possiamo assolutamente provarla. Ecco, prima faceva naturalmente appunto una domanda in inglese, però come vediamo percepisce solo la lingua cinese, quindi in questo momento non possiamo sfruttare le sue potenzialità. Con uno swipe sulla destra, partendo appunto dalla home, entriamo all'interno della sezione di ricerca, dove troviamo diverse scorciatoie e funzioni che sulla MIUI 10, come vediamo, sono state ampliate, anche andando infatti appunto sul tasto personalizza, sul tasto di customizzazione. Vi sono davvero tante funzioni in più da inserire in questa pagina, molto più di quelle che sono permesse all'interno della MIUI 9. Vedremo poi quante di queste potranno effettivamente essere sfruttate anche da noi europei, però per ora questo è quanto. Notiamo poi anche qui il simbolino relativo appunto alla MIUI, quindi relativo di fatto all'equivalente del nostro assistente Google, che può svolgere veramente tantissime funzioni, ma che noi per ora non possiamo assolutamente testare in questo momento. Prima di andare a guardare all'interno, diciamo appunto, dell'app delle impostazioni quali sono appunto le sostanziali differenze, vi voglio parlare del feed della vibrazione, perché a me sembra assolutamente diverso, nel senso che sulla nuova MIUI 10 è più deciso e breve, a differenza della MIUI 9 dove è leggermente più lungo e soffuso. Ora è impossibile dare l'idea precisa di ciò che sto dicendo in camera, ma fidatevi che anche su questo punto pare siano state apportate delle modifiche. Ok, chiusa questa parentesi, torniamo a noi e scorriamo nelle impostazioni, come detto in precedenza, per vedere appunto le eventuali differenze. L'interfaccia, per la verità, qui sembra essere praticamente uguale a quella presente sulla MIUI 9, a parte la barra di ricerca che assume lo stile tipico della nuova grafica. Scorrendo in basso, all'interno di questa sezione nuova,
troviamo praticamente i dati relativi al consumo delle singole app, al consumo di rete delle singole app, dati che comunque possiamo poi trovare anche all'interno dell'app sicurezza. Tornando indietro, abbiamo poi l'area personale, che anche qui diciamo è la medesima di quella che troviamo sulla MIUI 9, anche se è presente in più la voce relativa appunto ai temi, ma bisognerà poi vedere se sulla nostra versione sarà ugualmente presente all'interno delle impostazioni. Quindi anche in questo caso troviamo differenze assolutamente minime. Vediamo come di default però all'interno di questa sezione sistema e dispositivo, all'interno appunto della schermata di sblocco, sia presente sulla MIUI 10 già di default il Face Unlock, cosa che non troviamo assolutamente sulla MIUI 9. Anche qui però poi le differenze diciamo appunto sono minime. E ancora una volta troviamo naturalmente appunto la voce relativa, in questo caso sulla MIUI 10 alla MIAI, dove poter settare alcuni parametri che per ora ci viene impossibile esplorare per i motivi che potete naturalmente appunto anche voi percepire in questo momento. Altra voce nuova è quella relativa, sempre naturalmente in questa sezione, del sistema del dispositivo, è quella relativa al MIUI Lab, dove sono presenti alcune interessanti funzioni, come ad esempio il Car Mode, che trasforma praticamente il device in maniera tale da essere ancora più facilmente fruibile alla guida, riducendo le distrazioni, e fa tutto questo grazie all'aiuto dell'assistente vocale di Xiaomi. Infatti, entrando proprio appunto in questa sezione, lo facciamo naturalmente entrando dai toggle rapidi, ecco, lo troviamo subito qui. Entrando appunto in questa impostazione, vediamo come ci venga spiegato che grazie all'assistente possiamo muoverci all'interno dell'interfaccia senza dover digitare nulla sullo schermo, ma semplicemente parlando con l'assistente per fare in modo che questo esegua alcune operazioni per noi. Tornando però indietro, passando di nuovo dalle impostazioni, abbiamo successivamente quello che viene definito nelle impostazioni, diciamo appunto addizionali, mi pare sia, o forse lo troviamo appunto ancora all'interno del MIUI Lab, esatto, sempre all'interno del MIUI Lab sulla MIUI 10, la nuova funzione relativa al AI Preloading, che dovrebbe praticamente precaricare le app che siamo in procinto di aprire servendosi dell'intelligenza artificiale. Io diciamo che per ora l'ho attivata, ma non ho riscontrato nessun beneficio in termini di velocità. Però per il momento è ancora presto per esprimere giudizi assoluti in merito, anche perché è possibile che non sia ancora pienamente in funzione o che semplicemente richieda più tempo per memorizzare le nostre abitudini ed il modo in cui utilizziamo il device. Quindi ogni giudizio sarà naturalmente poi è rimandato a tempo debito. All'interno poi delle impostazioni aggiuntive, quelle dove siamo entrati anche precedentemente, non troviamo assolutamente differenze. Qui abbiamo sempre il Mi Account, uscendo troviamo sempre il Mi Account, la sincronizzazione poi di tutti gli altri account, e qui entriamo poi nell'ambito relativo alla gestione delle applicazioni. Su app installate vediamo ovviamente appunto come la grafica in questo caso sia cambiata ancora, ma le voci sono poi sostanzialmente le stesse. C'è sempre all'interno di queste impostazioni la possibilità di clonare ovviamente le app, ed entrando un attimo tra i permessi vediamo che entrando appunto un attimo tra i permessi vediamo che è stata inserita in qualche modo la possibilità di poter accedere direttamente ai permessi di root, ma vedremo poi se questa feature sarà davvero implementata anche da noi o meno. Tra le novità introdotte però dalla MIUI 10 sarà presente anche lo Smart Home Manager, che altro non è che una funzione che permette di controllare rapidamente tutto l'ecosistema Xiaomi di casa direttamente da una singola app. All'interno di essa saranno presenti infatti tutti i widget dei vari apparecchi, uno per ogni dispositivo presente in casa, con i relativi controlli associati ad ogni singolo prodotto. Basteranno quindi pochi tocchi per gestire la domotica di casa propria. Ma detto questo, passiamo ora al comparto relativo alla fotocamera, perché anche questa dovrebbe migliorare, ma facciamo prima una panoramica su quella che è l'interfaccia e vediamo come le differenze siano
praticamente nulle a livello grafico. Non sono state apportate infatti modifiche grafiche, appunto, e in questo caso, ma modifiche legate a software invece ne sono state apportate, perché vediamo tra le nuove funzioni della MIUI 10 la modalità Portrait, che altro non è che l'effetto bokeh applicato ad entrambe le fotocamere, sia quella anteriore sia quella posteriore. O posteriori nel caso siano due, come in questi due Mi 6. Abbiamo fatto qualche prova e devo dire che questa funzionalità scontorna già molto bene. Vi faccio vedere uno scatto in particolare dove le condizioni di luce non erano, diciamo, le migliori, ed è riuscita anche in questo caso a scontornare bene gli occhiali mettendoli in primo piano. Posteriormente fatica un po' nella messa a fuoco e credo che sia necessario ancora qualche ritocco, ma in generale per essere un alfa questa funzione sembra essere già ben sviluppata. Sul resto degli scatti però non ci sono delle differenze evidenti. Vi proponiamo alcune prove fatte sia con un normale punto e scatta sia utilizzando anche l'HDR, ma le due foto sono pressoché identiche, non sono assolutamente distinguibili, quindi per chi si aspettava qualcosa di diverso anche da questo punto di vista rimarrà un po' deluso. Insomma, questo è stato un primo sguardo sulla MIUI 10 e sulle principali differenze con la MIUI 9, e devo dire che le modifiche apportate sono davvero notevoli, soprattutto in termini grafici. Siamo ovviamente ansiosi di provare una versione software ancora più affinata, ma per il momento vi chiedo di lasciare un bel like al video qualora vi fosse piaciuto, di condividerlo e di iscrivervi al nostro canale per non perdervi nessuna novità in ambito smartphone. Noi ci rivediamo alla prossima, un saluto da Luca per gizchina.it.